Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul corso di trading sportivo qui su YouTube, bentornati su Trading su Betfair. Nel video di oggi voglio introdurre la strategia dello split over, voglio appunto introdurre la nuova strategia intermedia, la prima strategia intermedia, e quindi fare una introduzione alla strategia dello split over, ma anche un'introduzione allo split staking e a, diciamo, altre analisi che sono nuove, quindi che non abbiamo ancora visto all'interno del corso, come appunto lo split staking, e poi esempi live e considerazioni non appena tornerà un palinsesto, diciamo, non appena ci sarà disponibile un po' di partite in più, e comunque potenzialmente delle partite dove i canoni possono essere un po' rispecchiati meglio rispetto agli ultimi, come per esempio il Super Under. So che ho tanti esempi da recuperare, anche il Super Under ho bisogno di fare degli esempi un po' migliori per spiegare la tecnica, però purtroppo oggi 4 partite addirittura in tutta la giornata e decisamente 4 partite sconosciute, quindi assolutamente non ho fatto trading. Ma in ogni caso ragazzi, vi farò vedere questo split staking, vi farò vedere lo split over, e vi dico anche che inizierò altri corsi in concomitanza con questo, proprio perché adesso che c'è il tempo appunto per studiare, c'è il tempo per spiegare dei concetti un po' più teorici, inizierò il corso dell'analisi dei mercati, inizierò il corso della psicologia del trading e anche il corso di tennis. Quindi il corso di tennis sarà un corso a parte, proprio perché se inizio a parlare di tennis dopo che ho spiegato tutte le strategie sul calcio e dopo che ho aspettato che i mercati appunto sono tornati disponibili, molto probabilmente il corso inizia in autunno, in inverno, e quindi farò così, farò diversi corsi, tutti gratuiti sempre qua su YouTube, le playlist assolutamente consultabili, e ogni giorno aggiungerò una lezione nuova a ogni singolo corso, così che c'è sempre qualcosa da studiare, c'è sempre qualcosa appunto da esporre, e il mio canale diventa quindi un canale dove si può appunto studiare trading in maniera completa, quindi non soltanto parlando di strategie di calcio, perché è proprio una delle tante cose, ma anche per esempio parlando dello scalping pre-match, oppure delle analisi di mercato, oppure del tennis, oppure dei cavalli. Insomma, metterò tanti corsi proprio così in questi giorni che voi potete studiarvi il trading e non per forza andare a fare trading su queste partite sconosciute. Avete tempo e quindi avete tutto quello che vi serve appunto per imparare bene il trading a 360 gradi, ovviamente sempre il trading sportivo. Ma oggi parliamo dello split over, quindi l'introduzione a questa strategia che appunto lavorerà sui mercati over 1.5. quindi nello split over noi lavoreremo sui mercati over 1.5. cercheremo anche delle squadre che hanno recentemente segnato spesso negli ultimi incontri disputati, quindi la squadra di casa che abbia segnato spesso appunto in casa e la squadra in trasferta che abbia segnato spesso in trasferta. Divideremo anche la nostra stake in più parti, e questo sarà lo split staking, ma ne parlerò dettagliatamente tra poco. E poi avremo anche bisogno di un segnale per entrare nel trade. I segnali nel trading non sono soltanto i segnali di qualcuno che ti dice guarda c'è un'occasione, entra, fai questo, fai l'altro, ma sono anche degli eventi che possono capitare all'interno dei mercati che ci fanno appunto reagire, quindi dopo un segnale noi facciamo una determinata cosa. In questa strategia abbiamo bisogno di un segnale, e quindi appena succede quel qualcosa che adesso vi spiego, noi entreremo all'interno del mercato. Quindi ovviamente dipende naturalmente da partita a partita, ma i segnali sono abbastanza facili da trovare all'interno di una partita. Adesso entriamo, ma iniziamo subito parlando che appunto nei campionati europei oltre il 75% degli incontri finisce over 1.5, quindi già soltanto da queste statistiche abbiamo già un vantaggio, perché sappiamo che la Premier League 77% delle volte over 1.5, Bundesliga 76%, Serie A 79%, La Liga 78%, oltre il 75% degli incontri, in media anche di più, decisamente anche di più, finisce over 1.5. Già questo è un vantaggio che ci aiuta a scegliere una strategia del genere. Addirittura la Serie A, dove io non mi aspettavo una diciamo statistica così alta, la fonte è soccerstats.com, che è un sito di analisi gratuito che utilizzo ogni tanto quando non uso Goal Profits, mi ha appunto scritto e ci ha appunto detto questo, che nei campionati europei oltre il 75% degli incontri finisce over 1.5. E quindi questa è una strategia che diventa d'altro strike rate, perché con la dovuta analisi e pratica, naturalmente ragazzi, non dobbiamo scegliere qualsiasi partita di qualsiasi evento, questa strategia può facilmente portarvi in profitto nell'85-90% delle volte. Quelli che mi chiedono ma come mai non metti gli strike rate che hai ottenuto tu nel tempo, il problema ragazzi è che io non ho mai utilizzato, diciamo, sempre la stessa strategia, nel senso che quella che vedete tipo questa è il frutto
frutto di tanti anni, 2 o 3 anni di esperienza, quindi diciamo che l'ho perfezionata alla fine. E se io prendessi tutti i trade che ho fatto a partire dall'inizio, lo strike rate sarebbe, non sarebbe corretto, sarebbe, ci sarebbero delle anomalie, proprio perché all'inizio io non sceglievo le stesse cose che scelgo adesso, non facevo le analisi che facevo adesso, non così accurate come le facevo adesso, e quindi sicuramente sarebbe in difetto, perché appunto lo strike rate di appunto le ultime partite, le ultime strategie che ho fatto, non è assolutamente paragonabile con quelle di un anno, 2 anni fa, perché la strategia era leggermente diversa, era ancora in fase diciamo embrionale. Adesso che è assolutamente appurato che questa è la strategia migliore, questa ha uno strike rate che va dall'85 al 90% delle volte, dipende anche molto dall'analisi che fate. Ma il mio consiglio è, ragazzi, fate tanti trade, naturalmente scegliendo le partite accuratamente con le giuste analisi, a 2 euro, a 2 euro, 5 euro, così avrete già un diciamo un log, vi ho anche lasciato il log, e così avrete subito un riscontro di quanto effettivamente funzioni questa strategia. Sto ricevendo messaggi di persone che mi hanno detto che hanno già fatto tot profitti, oppure che hanno già raddoppiato la banca, e sono molto contento per voi. Ma vi ricordo sempre di segnarvelo questo, di avere un log e poi dividere esattamente tutto quello che avete fatto per la stake, oppure scegliere la vostra modalità di selezione e capire qual è il vostro strike rate, e quindi capire se questa è una strategia che nel vostro caso vi sta portando a profitti elevati. Perché naturalmente la cosa molto importante, se non la cosa più importante in questo ambito, è selezionare gli incontri migliori. Quindi selezionare gli incontri migliori è comunque un lavoro che è a parte, nel senso bisogna essere bravi anche a selezionare gli incontri migliori, ma vi assicuro che sono strategie ad alto, alto, alto strike rate. Questa in particolare è veramente ad alto strike rate, proprio perché partiamo da una base dove abbiamo già il 78% delle volte che finisce over 1.5, con quell'analisi in più, con quelle analisi che ci dà goal profit soprattutto in più, facilmente andiamo oltre il 90% di strike rate. Adesso ragazzi vi faccio vedere la ricerca pre-match. Perché? Perché abbiamo bisogno, e noi vogliamo, delle squadre che abbiano segnato spesso negli ultimi eventi disputati. La squadra in casa, per esempio, vogliamo che negli ultimi 5 incontri abbia almeno fatto 4 volte over 1.5 delle partite naturalmente disputate in casa, mentre la squadra in trasferta vogliamo che gli ultimi 5 incontri in trasferta si siano materializzati almeno 4 su 5 incontri over 1.5. quindi diciamo che su 10 incontri vogliamo almeno 8 eventi over 1.5. e adesso vi faccio vedere come io utilizzo Goal Profits per trovare queste occasioni. Naturalmente voi potrete anche usare altri siti, se avete un sito gratuito o altre cose, io assolutamente non ho nulla in contrario, ma vi faccio vedere per quelli che hanno Goal Profits quanto è facile trovare queste indicazioni. E quindi semplicemente io vado su Goal Profit nella sezione diciamo principale, no? Nella sezione statistiche, nella home page, e seleziono poi dalle statistiche team stats, quindi le statistiche di squadra. Poi vado semplicemente a guardare le partite che ci sono. Per esempio oggi c'era questa partita, ma che poi so che è stata rinviata, tante partite sono rinviate, anche di quelle che non dovevano essere rinviate adesso stanno rinviando tante altre partite, o almeno credo, non lo so, ma in ogni caso non ho fatto trading su questa partita. Cliccheremo sulle squadre, proprio cliccheremo sulla scritta Lokomotiv Mosca per esempio, oppure Orenburg, e si aprirà diciamo lo storico delle partite. Quindi noi, dopo che abbiamo cliccato su una squadra, verificheremo che questa squadra in casa abbia fatto almeno 4 over 1.5 negli ultimi 5 incontri, e la squadra in trasferta 5 over 1.5 negli ultimi 5 incontri. Come vedete ci sono stati praticamente 9 over 1.5 su 10, tranne l'ultimo incontro in casa della Lokomotiv Mosca che è finita poi 1-0, tutti gli altri incontri 1-2, 1-1, 0-3 sono finiti con almeno 2 gol. Addirittura in trasferta la squadra tra Lorenburg 5-1, 1-1, 3-0, e quindi comunque le statistiche in questo caso sono dalla nostra parte. Dobbiamo naturalmente vedere nella statistica home, quindi di casa, le partite in casa, e invece nella statistica away le partite appunto giocate in trasferta dalla squadra che appunto sta andando a giocare a Mosca, quindi le partite in trasferta dell'Lorenburg e le partite in casa della Lokomotiv Mosca. Ma facciamo un'introduzione allo split staking. Allora, per split staking si intende dividere la nostra stake in diverse parti. Per esempio una stake da 20 sterline o euro può essere splittata in 2 da 10 per esempio, o in 4 da 5. Ma qual è il motivo? Qual è il motivo perché noi facciamo lo split staking? Allora, noi splitteremo le nostre stake per sfruttare gli incrementi graduali del mercato, no? E quindi facendo così, venendo abbinati a quote più alte, aumentando il nostro potenziale profitto. E questo è un esempio, ragazzi, è un esempio qualsiasi, è proprio un esempio a caso.
dove io per esempio sono entrato a 1,52 con 12,50, la mia stake da 50 euro divisa in 4, vedete che poi l'altra parte di stake è a 1,77. Ma cosa succede? Questa parte di stake viene abbinata solo quando la quota arriva a 1,77. Se adesso siamo a 1,52, dobbiamo aspettare che arrivi a 1,77, poi di conseguenza anche a 2,02, a 2,28. Solo quando la quota arriva a quel punto noi saremo matchati. Ma qual è il concetto? Naturalmente nel trading sportivo, soprattutto sul calcio, il concetto è molto semplice: noi aspettiamo che la quota sia un po' più alta, così noi veniamo matchati a una quota migliore e potenzialmente poi, se entra il gol, no, noi possiamo uscire e fare un profitto maggiore. Ma questo è un concetto di trading sportivo molto legato al calcio. Quando ci sono degli eventi con decine, se non centinaia di migliaia di euro sterline abbinati, come per esempio nel mondo dei cavalli, lo faccio spesso, il concetto di splittare la stake indica anche il fatto che noi ci mettiamo in coda. Adesso questo non è naturalmente la sezione del corso del software o di Betanger, ma poi voi potete vedere che nelle due schermate c'è una sezione blu e una sezione rosa, no? Quindi il back e il leg, quindi la sezione dove la gente ha dei soldi in coda per puntare e l'altra sezione dove la gente ha in coda i soldi per bancare. Come vedete, nella sezione blu per esempio a 1.5 ci sono 260 sterline, poi 256 a 1.51, 48 a 1.52, eccetera eccetera. Nel momento in cui la quota arriva a 1,57, vedete che non c'è più nulla, non ci sono soldi in coda. Quindi significa che se io entrassi con un ordine a 1,57, non appena la quota arriva a 1,57, io sarò il primo della fila. Sarò il primo, appunto, perché non c'è nessuno prima di me. E se anche io adesso mettessi i miei soldi e poi altri arrivano a mettere soldi su quella quota, quindi se chiedono un prezzo di 1,57, per esempio, loro si devono mettere in coda, in fila, dietro di me. Il concetto di split stake nel mondo dei cavalli soprattutto in più per sfruttare il fatto che sei il primo della coda e quindi sarai il primo che può essere abbinato, perché appunto quando ci sono decine di migliaia, se non davvero decine di migliaia di sterline matchate a diverse quote, è molto importante essere in coda per primo, perché se no ci mettiamo una vita a essere matchati ad una determinata quota. Questo è un mercato molto povero, dove appunto non c'è praticamente nessuno, anzi non c'è nessuno negli ordini successivi che ho messo, ma potrebbe capitare in altri mercati dove a quote più alte ci sono già migliaia o comunque centinaia di euro in coda, e quei soldi lì devono essere abbinati ad altre lay stake, no? Quindi devono comunque essere abbinati ad altre lay bet, ad altre bancate. Adesso qua non voglio rendere troppo complicato questo esempio, ma in ogni caso il concetto di split staking è sia per sfruttare l'innalzamento delle quote, ma anche per poter entrare in coda per primi, nonché non appena arriva la quota successiva di 1,77, io sarò il primo. Appena tocca 1,77, non importa se poi altri 3.000, 4.000 soldi sterline, euro entrano di liquidità nel mercato dopo, non importa, proprio perché io sarò il primo della fila, e quindi è un vantaggio anche entrare per primo ed essere il primo a uscire quando arriviamo a un determinato profitto. Nel calcio invece, vi ripeto, noi sfruttiamo semplicemente che questa quota sale. Quindi se noi entrassimo full stake a 20 pound o 50 pound a 1,52, è diverso rispetto poi a uscire a 2,28, per esempio, qua con 4 pezzi di stake matchati a quote più alte, no? Quindi ovviamente se io entro a 1,53, metto 50 pound e poi il gol entra quando la quota è di 2,28 o 2,30, non farei lo stesso profitto. Quindi lo split staking serve comunque a sfruttare l'innalzamento delle quote, oppure appunto a essere i primi in uscita dalla coda non appena arriviamo a determinate valori nel mercato. Ma adesso basta, parliamo della strategia dello split over, lo split staking, poi lo vedremo anche in altri corsi, lo vedremo nel tennis, nei cavalli, soprattutto nei cavalli dove c'è tanta liquidità. Ma passiamo alla strategia sul calcio, passiamo allo split over sui mercati calcistici. In cosa consiste questa strategia? Noi entreremo nel mercato appena l'incontro è tra il quinto e il decimo minuto, oppure alla prima occasione da gol. Questo è il segnale, ragazzi, il segnale è la prima occasione da gol: un tiro in porta, un fuorigioco pericolo, un fuorigioco pericoloso, qualsiasi cosa, ragazzi, che indichi che ci siano dei pericoli, quindi che la partita stia iniziando a essere aggressiva, ok? Qualsiasi segnale mi va bene per entrare. E poi non entriamo a inizio partita, un po' come facciamo con il super over, poiché la quota potrebbe essere più vantaggiosa. Ragazzi, però vi ripeto che i mercati dove
mercati dove c'è più sicurezza, over 0.5, over 1.5, questi mercati qui è molto difficile riuscire a trovare un vantaggio di questo tipo. Nel super over, quando noi lavoriamo sui mercati over 2.5, non appena i mercati vedono che non c'è nulla nei primissimi minuti, la quota inizia a salire, perché devono comunque entrare 3 gol per appunto vincere in quel mercato, per chiudersi. Nel mercato over 1.5 in ogni caso la certezza rimane fino almeno al 20esimo comunque, e quindi è difficile che noi riusciamo ad avere dei vantaggi in mercati dove la gente è così sicura. In ogni caso la gente è sempre sicura che ci sia un gol, che ci siano due gol, è sempre sicura. Noi sfruttiamo però i vantaggi quando la gente non è sicura, però potrebbe capitare che abbiamo qualche tick in più, ed è per questo che noi entriamo tra il quinto e il decimo, ma anche perché noi aspettiamo un segnale. Noi vogliamo che questa sia una partita che inizi bene, che inizi con la voglia appunto delle squadre, di entrambe le squadre. Vi ricordo anche che su Goal Profits poi voi potete fare l'analisi del super over, quindi poi potete vedere che le squadre segnino spesso nel primo tempo, oppure che siano aggressive nel primo tempo, che ci siano tante occasioni, come si comportano, eccetera eccetera. Volete fare davvero tutte le analisi che volete, il sito più professionale Goal Profits, quindi non soltanto vedere i risultati ma anche vedere come si comportano le squadre. Poi noi divideremo la nostra stake, come vi ho appena fatto vedere, in 4 parti. Quindi se la vostra stake è 20 pound, la dividete in 4 parti da 5, scusatemi. Allora, se la vostra stake fosse 20 pound, voi avrete 4 stake da 5 pound. Se la vostra stake è più bassa, beh, potete benissimo fare la divisione. Ragazzi, l'importante è che entrate a ogni 25 ticks. Quindi se noi per esempio entrassimo a 1.45 nel mercato over 1.5, successivamente entreremo con l'altra parte di stake, l'altro 25% di stake, a 1.70 e così via, 1.45, 1.70, 1.95, 2.20, proprio per sfruttare l'innalzamento dei mercati, quindi sfruttare appunto il fatto che potenzialmente se il gol entrasse a quote di 2, noi abbiamo già 3 parti di stake matchate, e quindi il nostro profitto sarebbe maggiore rispetto a mettere semplicemente tutto su un 1.40 o su un 1.50, avete capito ragazzi? Quindi questa è la strategia: noi dividiamo la nostra stake e la mettiamo in 4 parti ogni 25 tick dentro appunto il mercato. E quali sono gli entry e exit points? Allora, il cash out positivo verrà quando entra un gol, ma come avete capito la nostra stake può essere abbinata anche solo parzialmente, perché potrebbero entrare tre parti di stake, oppure 2 parti di stake, o solo 1 parte di stake, o addirittura entrare un gol prima ancora che voi entrate nel mercato. In quel caso, se voi state aspettando 5 minuti ed entra il gol al 3° minuto, cambiate partita o strategia, ma questa strategia non funziona più se entra un gol al 3° minuto. Quindi ragazzi, non pensate di fare la stessa cosa semplicemente in un mercato tipo over 2.5, perché non funziona più così. I mercati si muovono in maniere completamente diverse. Su qualsiasi mercato, ogni mercato ha dei movimenti diversi, quindi non pensate vabbè, è entrato un gol al 3° minuto, allora lo faccio lo stesso però sul mercato over 2.5, perché non funziona assolutamente così ragazzi. Cambiate strategia o cambiate direttamente partita. Le occasioni comunque ci saranno sempre in tempi non sospetti. Quindi però il concetto è che il ritorno sull'investimento sarà direttamente collegabile a quante stake sono entrate nel mercato, ossia quante parti di stake sono entrate nel mercato, perché se ne sono entrate per esempio 3 su 4, non dovete dividere l'intera stake per il profitto, perché se io la mia stake è 20 pound ma ne sono solo entrati 2, non devo dividere 20 per il profitto, devo dividere quello che è entrato, no? E quindi in ogni caso ragazzi il ritorno sull'investimento ROI è variabile in base a quante stake, quante parti di stake sono entrate nel mercato. Il cash out negativo invece, se non ci sono stati ancora gol, usciremo verso il 70-75esimo per una importante loss. Questo sì, questo c'è da dire, che la loss sarà importante se entro il 75esimo non usciamo. Ma perché usciamo? Perché un gol anche all'80esimo ci farebbe uscire lo stesso con una loss, e quindi l'analisi risk reward, che lo so che è una roba un po' più avanzata che vi spiegherò comunque nel dettaglio più avanti, se l'analisi risk reward è contro di noi, noi dobbiamo uscire. Allora, il concetto è abbastanza semplice in realtà. Perché? Perché se noi diciamo ok, è il 70esimo, siamo 0-0,
Però se aspettiamo ancora quei 10 minuti, magari fanno un gol e la mia loss diventa minore rispetto a una loss così importante. Ragazzi, se pensate così, nel lungo lungo termine, nel lungo appunto, dopo tanti tanti trade, perderete un sacco di soldi in più rispetto a dire ok, è il 70esimo, esco dal mercato e minimizzo la mia loss. Perché c'è un'analisi risk reward che è totalmente contro di voi. Se voi al 75esimo tirate fuori una frase del genere, l'analisi risk reward è completamente contro di voi. Significa che nel lungo periodo avrete tantissime più loss che win, e per noi traders assolutamente un incubo avere più loss che win, e quindi noi minimizziamo la loss anche se potenzialmente un gol può entrare dopo 10 secondi che voi avete fatto cash out. Quello è sempre un fattore che può capitare, ma nel lungo periodo, se voi mi dite è il 70esimo ma io aspetto ancora 10 minuti, vedrete che avrete tantissime tantissime loss rispetto a quelle poche volte, perché poi saranno poche le volte in cui poi il gol arriva. Quindi in percentuale l'analisi risk reward è contro di voi, quindi si esce 70-75esimo purtroppo per una importante loss, perché le loss esistono nel mondo del trading. Ma arriviamo al riassunto dello split over. Quindi selezioniamo squadre dove negli ultimi rispettivi 5 incontri ci siano stati almeno 4 over 1.5, quindi lo possiamo fare con Goal Profits, lo possiamo fare anche con altri siti gratuiti. Se avete altri siti, ragazzi, voi commentate e mettete sempre diciamo i riferimenti che avete per fare delle statistiche, delle analisi. Il maggior numero di analisi e di informazioni secondo me è meglio. Goal Profits per me è la scelta, ma se voi avete altri siti gratuiti o non, mettete dei commenti e aiutateci, aiutate tutti, proprio perché così appunto possiamo fare riferimento anche ai vostri link. Entreremo dividendo la nostra stake in 4 ed entrando a ogni 25 ticks all'interno del mercato over 1.5, e usciremo appena c'è un gol oppure al 70-75esimo per una loss. Lo strike rate, come vi ho detto, si aggira all'80% di natura, perché le partite all'80% praticamente finiscono over 1.5 dei mercati europei, naturalmente dei campionati europei, ma dato che noi facciamo l'analisi, dato che noi abbiamo tanti strumenti che ci aiutano a scegliere le partite migliori, e poi vedrete, ragazzi, che io naturalmente vi consiglio di fare tanti trade a basse stake, ma quando diventerete dei traders avanzati, voi selezionerete sempre di più il palinsesto, e quindi quando voi avrete una selezione così raffinata, diciamo, così veramente sarete proprio pignoli nella scelta degli incontri, vedrete che il vostro strike rate si aumenta veramente in maniera esponenziale, perché farete delle ricerche veramente approfondite per scegliere i migliori eventi, il migliore palinsesto, e quindi quando arriverete a quel punto, secondo me la strike rate sarà oltre il 90%, quindi vi andrà veramente bene molto molto spesso quando arriverete a fare una certa analisi, anche perché le stake aumenteranno. Ma se siete all'inizio, vi raccomando sempre di fare le giuste analisi, ma comunque di entrare in più trade che potete a quote bassissime, naturalmente sempre facendo le giuste analisi. Devono comunque essere sempre rispecchiati tutti i canoni per entrare dentro il trade con questa strategia, quindi non è che se ci sono soltanto 3 over voi entrate, no, non dico quello, ma quando voi sarete avanzati, molte partite che rispecchiano i canoni le salterete, perché cercherete comunque, troverete un altro evento che è ancora meglio dell'altro ed entrerete in quello là. Non so se sono riuscito a spiegarmi, ma vedrete che man mano che andrete avanti sarete molto più selettivi, e anche ovviamente la stake sarà più alta, quindi sarete molto più selettivi sull'evento che cercate. Quindi ragazzi, questa era la prima strategia intermedia. Io vi ricordo che in concomitanza con questo corso inizierò altri corsi pian piano, comunque il corso di psicologia, di tennis, analisi dei mercati, scalping pre-match, tantissime cose, ragazzi. Continuerò anche con il Q&A, con le domande che mi fate, risponderò. Quindi vi consiglio di rimanere, di iscrivervi soprattutto a questo canale, perché questa sarà la piattaforma definitiva per imparare il trading sportivo qua su YouTube, sicuramente in maniera gratuita. Metterò tutti i corsi, tutte le lezioni, e quindi noi ci vedremo nei prossimi video. Inizieremo appunto a parlare di tennis, di analisi dei mercati, tra molto poco. Quindi vi aspetto nei prossimi corsi, e vi ricordo ancora di fare molta attenzione in questo periodo, di non dover per forza fare trading su partite strane, piuttosto prendetevi anche voi una pausa, così quando ricominceremo insieme a fare trading vedrete che le occasioni arriveranno. Grazie ancora a tutti, ragazzi, e noi ci vediamo nelle prossime lezioni.